Che poi sta roba sui sentieri ti serve un casino. Due ore e siamo qua per aggiustare il cosiddetto The Hyatt Tower. Obiettivo lì, alla fine del verde. Come lo chiamiamo questo? Magic Wood. Magic Wood. Andiamo. Hai capito qua, fiori, pratino inglese. Cancelletti di partenza. Esatto. Guardalo lì come zompa. Io da bravo non ho controllato né se avessi l'ammo chiuso né la sella abbassata. Seguiamo la lepre nel Magic Wood. Che figata. Qua si fa vecchia scuola col sellino alto. Brutto sto bosco comunque. Sì. Facciamo l'intro nel flow, dai. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Uè. Aspetta che abbasso il sellino. E quindi siamo a Sestrier, giretto con i ragazzi di Swell. Eccoli lì che scendono. Mamma che figata sto bosco così. Spettacolo. Pazzesco. Coach Cinquetti in arrivo. Eccolo. Ma non ho saltato, le ho copiate. Basta le che copi, non succede niente. Tanto poi va in progressione. Sì. È stato molto dolce. Dolcissimo, proprio ho fatto una carezza sulle una carezza proprio. Una carezza sulle guarnizioni. Bello però, non me lo ricordavo, era da un po' che non lo facevo, è proprio figo. Cioè, poi ha fatto un pasticcio questa leva, ogni tanto si blocca. O ha rotto qualcosa nel pistoncino dentro. E quindi dicevamo, siamo qui riuniti con i ragazzi di Swell a vedere i posti in cui fanno le loro attività. Con i ragazzini, poi li presentiamo per bene. Intanto giriamo. Spondone! Dove che siamo diretti? No, non si vede. Lì dietro. Ah, adesso abbiamo girato. Scendiamo giù. Tagliamo per delle piste, arriviamo al centro storico, scendiamo sotto a Cesana. Caffè, caffè, ovvio, anche se è ora di pranzo. È ora di pranzo? No, no, caffè, caffè, focaccia, andiamo focaccia. Su, focaccia. E andiamo verso cima del bosco. Panorama, e poi scendiamo. 360 gradi, e poi un bel single track di discesa. Fino giù, sì. Devo ricordarmi che non ho l'enduro ogni tanto. Quando la butto dentro, perché ogni tanto si chiudeva, però si vede che fa il maestro. Coach Cinquetti. E anche oggi un po' di scuola l'abbiamo fatta. Che posti fighi, ragazzi, che posti fighi. A un'ora e mezza da Torino. Ah, guarda che bel borghetto, va. Magari? Ma magari sì, dato che mi sono dimenticato l'acqua. È bellissimo lui. Sulla panchina è bellissimo. Starà smaltendo la grappa delle 7 del mattino. È ancora lì, non si è ancora spostato. Bellino, eh? Sì. Un po' turistico, non sempre solo sì. Scannate, dai. Poi dove le scannate andiamo a fare? Altro borghetto. Così? Lui ha fatto il giro d'Italia? Sì. Lei. Lei. Io lo spinone è francese, bianco e nero l'avevano scartato. Dove? Qua si cerca di fare ancora meno fatica. Pausa caffè fatta. Andiamo su verso cima? Del bosco. Del bosco. Andiamo a pesca? Andiamo a pesca? Ma ti fanno molto, eh? Ma c'è scritto zona turistica di pesca. Mi si spegne la bici comunque, non so per quale motivo. Metto il turbo? Turbo, trail. Giusto da arrivare lì.
il primo pezzo di questi. E via, ah che bella l'elettrica. Qua con l'enduro avrei faticato. Mazza come arrampica. No, merda. E che cacchio. La bici ha un problema che quando prende un colpo si spegne, probabilmente per questione di contatto della batteria, e mi ha abbandonato in salita. No, si è spenta. Ok. Ah, ciclocross. Se muovi il cavo? No, il cavo, se muovi il cavo spegne. Non succede nulla. No. È la batteria. Ah, appena ora tirata su. Spenta. Se noi gli mettiamo qualcosa qua che la tiene, vedi che non si disconnette. No, però se okay. Io lo tolgo, guarda. No, neanche. Beh, magari adesso è legata bene. Boh. Vabbè, ma sì, questa era la salita più dura? No. No, non era più dura. Beh, anche qua non brutto come bosco comunque. Il trail è fighissimo. È completamente piegato. No, non si riesce. Volevo guardare. Devo rimetterla. Catena tolta. Cambio tolto. Vabbè, grazie del giro 5. Prego, non c'è di che. È stato bellissimo. È stato bello, vero? Ci vediamo giù. Cose che capitano, cose che capitano. Capitano cose. Buon giro, ragazzi. Io mangio la mia barretta. Vediamo giù. E vedo se qualcuno mi viene a recuperare. Ci vediamo dopo. Okay. Una sfiga così. Dì che è capitato in discesa un ramo è entrato dentro. No, dico in salita, in discesa si arrabbia di più. No. Sì. Hanno il tuo pantalone queste qui, Alex. Hai visto? Amico. Ciao! Ma che vallata, va! Manca poco per raggiungere la vetta. Ne abbiamo perso uno per problemi tecnici. Un mechanical ha colpito in modo inesorabile. Posti brutti e dove trovarli sempre. Mancheranno 50 metri di dislivello. E poi facciamo una bella panoramica del posto. Un pelo esposto qua, Che bello qua. Comunque siamo partiti da là, da Sestriere, siamo andati dietro questo costone qua, siamo scesi dal Magic Wood che è su quel versante lì della montagna, poi giù a Cesana, lungo quel torrente che vedete in basso, e poi siamo venuti su circa 800 metri di dislivello da là sotto per arrivare fino alla cima del bosco. Poi alla cima riscendiamo giù, probabilmente passiamo da quella borgata lì in mezzo, Usbe, ho sbagliato sicuramente a pronunciarlo, e poi torniamo di nuovo a Sestriere. Andiamo a Luna Park, ci facciamo un giretto lì e poi si torna a lavorare stanotte. Ah, non male. Grazie. Bravo Paolo. Bellissimo. È 360 gradi. La cosa figa è questa. Sì. Vedi ovunque. Sì. Ah, ecco, ci sono le indicazioni. Sì, guarda, questo sì. Eh sì, cioè è proprio bello girarci dentro, no? Cioè ti mette pace. Sentiero del Weiss. Perfetto.
Grazie. Non vorrei solo postare la coda. È tutta cacca quella. Già, sì, sì, è tutta cacca, sì. Anche quella sugli occhiali potrebbe essere tutta cacca. Vale, adesso scendiamo. Che belle le mucche. Cambio di programmi. Rientriamo diretti su Sestriere perché il meccanico ci ha creato un po' di ritardi e quindi ci saltiamo l'ultimo giro di giro programmato, ma verremo a rifarlo. Adesso andiamo direttamente a Luna Park a parlare con i ragazzi di Swell Training Project, così ci raccontano un po' che attività fanno, dove le fanno e perché sono una delle scuole più fighe della montagna. E continuiamo a salire con quella vista là. Batteria quasi finita, continuo a scherzare, a spegnersi, ricordandomi che vengo dalla muscolare pesante. Ultimo chilometro senza batteria. Ormai è una sfida a me lei. Cerca di pedalare in salita o quando vai un po' in discesa. Ok. In curva dentro la testa. Figata. È sto pezzo qua che mi frega. Sì, appena entri in curva, guarda subito l'uscita. Guardo più lungo possibile, ti aiuta a dare più equilibrio e più velocità. Minchia, super faticoso. Super fatica. Sì. Porca miseria. Sì, sì. E questo lo fate fare tutti i giorni? La maggior parte dei giorni, sì. Porca miseria. Bisogna proprio giocare con la bici. La porti dentro, te la muovi sotto. Super fiatone. Sì. Allora, seguite solo ragazzi? Facciamo principalmente bambini e ragazzi, sì. Poi quest'anno abbiamo fatto anche qualche accompagnamento in e-bike su qualche sentiero che hai visto anche tu oggi. Ok. E poi anche qualcosina di tecnica di bici, proprio magari un'oretta, due orette così per andare a spulciare proprio la tecnica di bici e andare a vedere dove si può migliorare, cosa sistemare della propria tecnica per poi migliorarla raidata. E cercare di progredire. E lo fate solo qui a Sestriere? Per adesso principalmente qua a Sestriere, poi siamo anche su Pianezza alla periodo invernale, diciamo. Sì, facciamo tendenzialmente settembre, ottobre, novembre. Poi da novembre veniamo su che siamo tutti maestri di snowboard. Ok. E da aprile ricominciamo di nuovo anche qui a Pianezza, aprile, maggio, giugno. Abbiamo di nuovo un pump track, quindi facciamo venire a fare un giro. E non fate solo mountain bike o comunque bici in generale? Esatto, facciamo mountain bike, skateboard, longboard, poi tutta una parte di trial, in fondo abbiamo tutta l'area per okay. Il bike trial e la pump track per la BMX e oltre allo skate anche monopattini, freestyle che... Li seguite da zero proprio? Sì, partiamo, visto c'è Alberto, sta facendo un togli rotelle, sì? Partiamo da 0-0, okay. Dei 3-4 anni per iniziare le biciclette fino all'uscita sul sentiero, ragazzi. Bello, bello. E questa qui è una prefabbricata? Questa sì, una rampa, una pump track prefabbricata di Parkitect, un'azienda svizzera. Bellissima. Stupenda. Sì. Questa è uno dei modelli. La montate voi? Sì, siamo il comune di Sestriere che l'ha acquistata. E noi ci abbiamo in gestione per il periodo estivo, poi durante l'inverno la collochiamo al palazzetto dello sport. Bello. Bellissima. E anche all'interno, l'inverno vediamo un'alternativa all'usci, mountain bike, bici e skate. E quanti siete? Noi come istruttori, tu Merck, io, poi c'è Federico Cinquetti che ha fatto un giro. Il povero Cinque che è la vittima del giro. Esatto. C'è Guglielmo, il nostro maestro di skate, che è lì, Alberto, che lavora, un altro nostro il togli rotelle. Esatto, che ah, lì ci sono anche le balance. Esatto, tutta poi un'area di equilibrio. Matteo, Manuel. Lì c'è la zona officina.
Tra l'altro è Sestier Centro, no? Perché io non la conosco, ma là appena dietro qua, c'è lì, c'è Olimpico, sì, abbiamo il centro di Sestier. Qui c'è lo skate, è l'area trial. Ciao. La balance. Poi il trial, dove morirei dopo 30 secondi probabilmente. No, no, che devo andare a lavorare. Ciao. Ciao. Ah, lì c'è la rampa. Una rampettina. Un paio di rampette, esatto. E qua la zona officina. Sistemata la bici. Forse essere volgare in bici. Certo. Il presidente non mi permette di usare un linguaggio scurrile. Bravi. Non posso fumare e non posso dire parolacce. C'è ancora un giro in pampa? Ma sì, va. Faccio fatica. E poi sta roba sui sentieri ti serve un casino. Mi pare proprio che spingi la bicicletta. Cioè prendi velocità dove di solito non la prenderesti. Esatto. Beh, vi vengo a trovare a pianezza al volo. Vieni, vieni. È una struttura in terra, oltretutto, terra e asfalto. Anche lì si può girare con gli skateboard. Adesso sono in difficoltà. Che facciamo? Due ore e siamo qua per aggiustare il cosiddetto The Aiatoe. Sì. Abbiamo deciso che lo chiudiamo in pump il video. Vai. Sì, ma vai piano, Allora, chiudiamo il video. Link in descrizione. Fagli vedere tu. Se fossi un bambino è un posto dove vorrei venire tutti i giorni. A sto giro la chiudo con fatica. Direi che ci vediamo alla prossima. O con una trail review o con un bike park. Non ne ho più. Oh. Porca miseria. Ma tu giri sempre qua? Mazza.